Ah, oggi vuoi ordinarmi proprio una bella pizza. Non ho più soldi! Ho bisogno di più soldi! Non ho ancora preso il mio nuovo libro, Mondo Strano. Che cosa aspetti a prenderlo? Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia, ma soprattutto su Amazon. Vi lascio il link sotto in descrizione. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e ho finito i soldi. Io volevo comprarmi una bella pizza margherita, ma purtroppo Margherita mi ha attaccato il telefono. E dopo need more freddo, need more caldo, ho bisogno di più sonno, adesso abbiamo bisogno di più soldi. Ormai la situazione sta sfuggendo di mano, quindi cosa aspettate? Se volete ora 100 euro scrivete tutti sotto nei commenti soldi. E se vi iscrivete al canale e cliccate la campanellina avrete 1 milione di euro. Speriamo. Ah, buongiorno, quanto tempo! Io ho voglia di più soldi. Che felice. Ciao, oggi è il giorno in cui GTA 6. Come GTA 6? No, ho capito. Io non sono abbastanza grande per comprarlo. Perciò devo convincere mio fratello a comprarmelo per me. Quindi lo scopo è quello di chiedere a mio fratello un sacco di soldi per comprarmi GTA 6. Obiettivo, parla con tuo fratello. Ok, brother, tu che sei il mio bro, dove sei? Mamma mia, che bro! Parla col mio bro. Ciao, bro, mi puoi comprare questo gioco? Eh? Dato che ho gli ottimi voti, perché non puoi comprarlo te? Beh, te lo devo dire? Perché io non sono abbastanza grande, quindi non lavoro, non pago le tasse. Io non lo pagherò per te. Meglio che ti metti qualche soldo da parte. 91 centesimi? Io ho bisogno di più soldi di questo. Ragazzi, devo trovare un modo per fare più soldi. Io ho un'idea. Vendiamo limonate. Classico modo per guadagnare soldi in America. Allora, trova soldi nella tua stanza. Ok, prendiamo questo. Prendiamo questo. Ma questo gioco è dai creatori originali di Rhythmore Hit. Ok, adesso ho 1 euro. Parliamo con mio fratello. Fratello, sono diventato ricchissimo. Che dici adesso? 4,55 euro. Nah, sei un poveraccio. Poveraccio a me? Forse io devo trovare qualche altro soldo in questa casa. Sì, andiamo a rubare gli spicci nel cappotto di mio padre. Allora, raccogliamo ancora soldi. Scusa mamma se io sto raccogliendo questi soldi che sicuramente tu avrai molto faticato. Però ho bisogno di soldi per GTA 6. Nulla può mettere me e Pingu davanti a GTA 6. No! Prendiamo questo. E... vediamo questo. Ok, parliamo di nuovo con mio fratello. Ma bro, senti. Allora, io sono certo che ora ho abbastanza soldi per ora. Ma quanto costa GTA 6? 9 euro? È meglio, ma non è abbastanza. E quanto deve costare GTA 6? 102 euro. Ho capito, ho un'idea. Devo sfasciare il porcellino. Che... ce l'ho qua, quindi obiettivo rompere il tuo porcellino, facciamo subito. Va bene, dove si trova il mio porcellino? Sicuramente in stanza. Dov'è? Ah, ecco porcellino. Vabbè, quanti soldi, quanti risparmi, tutti per comprare Grande Fauto 6, vai. Oh ragazzi, ma sono diventato ricchissimo. Fatto! Adesso ho abbastanza soldi. Bro! Senti, io adesso ho più soldi. Quindi me lo puoi comprare? 16,38 euro. Dammi più soldi! Oh no ragazzi, ma mio fratello potrebbe essere uno strozzino, non lo so. Forse chiedendo a mamma riuscirò a racimolare qualche soldo. Ok, chiedemi a mia madre. Senti ma ti sono già cresciuti i capelli bianchi? Vabbè, parliamo con mamma. Ehi mamma! Ciao figlio, posso avere qualche soldo? Perché? E soprattutto quanto?
Io ho bisogno per comprare dei libri di scuola. Ho bisogno di 10 dollari per questo. Va bene. Mi ha dato 20 dollari. Ma è grandissima, mia madre. Fate 5. No! Certo, Pingu, se poi rimangono ancora qualche spicciolo, andiamoci a comprare un bel polarettolo. Brother, io ho i soldi ora. Ok, fratello, dimostramelo. 25,48 euro. Non ne voglio di più. Forse io posso vendere fiori fuori. Ma come vendere fiori? Si deve vendere limonata, non fiori. Va bene, è il momento di andare a vendere fiori. Prendiamo più fiori possibili. 5, 6, 12 fiori. E adesso vende fiori. Allora, quello compra le case, quello compra le macchine, quello compra i fiori. Ma cosa sta succedendo alla mappa? Esplosa? Tenga, signore, grazie per i suoi 10 euro. Ora vado a comprarmi un cornetto alla Nutella. Nutella! Giustamente, Nutella, giustamente. Andiamo, andiamo. Parla con tuo fratello. Fratello, per favore, per... non ti vorrei disturbare. Ok, mi controlli quanti soldi ho? Tette 4,58 euro. Ne ho bisogno di più. Forse se tagliassi gli alberi e li vendessi. E vabbè ragazzi, ma se tagliassi gli alberi e li vendessi. Ma che vuol dire che è questo disboscamento immotivato per GTA 6? No! Ecco l'ascia. È il momento di andare a fare un po' di crafting. Anzi, andare a farmare legna. Farmiamo legna. Ok, ho preso uno. Adesso vendilo. Ok, vendiamolo. Allora, questo compra le case, questo compra legna. Tiè, ho venduto abbastanza legna, ma intanto tutto il mondo qua si sta crashando. Vabbè, andiamo di nuovo da mio fratello. Non è importanza, perché è l'unica cosa importante veramente qui. È GTA 6! Per favore, controlla il mio wallet. Ok, hai qualche cripto, tipo qualche bitcoin? Ok! Fratello, guarda qua! 34,58 euro. Se vuoi che ti aiuti, devi darmi più soldi. Ma io già avevo 34,58 euro. Cosa ci ho guadagnato? Forse io devo fare qualcosa di molto più greve. Devo farlo, purtroppo. È l'unico modo per racimolare tanti soldi. Andiamo a rubare. Non lavoro, dobbiamo rubare. No, non ci credo, mi voglio dissociare completamente. Però devo arrubare a 6 persone. Ehi, signor passante! Non l'ho molestata, signor passante. Ah, dammi i soldi, perfetto. Ok, devo fare tipo Ezio Auditore. Allora, in questo momento io sono tipo un Assassin's Creed. L'ho rubato! 2 euro. Rubo anche a te. No, Pingu, cosa non si fa per i polaretti? No, non si può fare così. Mi rimangono altri 2. Mi sa che alla fine di tutto questo andrò a rapinare le banche. Ecco la mia ultima vittima. Sì! Ok, adesso abbiamo preso un sacco di spicci. Andiamo a vedere quanto abbiamo. Ora? Beh, fratello, dai, fratelli. Quanti soldi ho? 54,06 euro, dai, abbastanza. Ah, se la mamma nota che io compro un gioco che ha più della metà, così prendimi più soldi. Come posso prendere più soldi? Cioè, mio fratello veramente mi sta svuotando le tasche. Io lo so, posso vendere la macchina di mia mamma. Ma come la macchina? No, questa è cattiveria pura, però. No! Hai ragione, cosa non si fa per GTA 6? Scusa mamma, lo so che ci hai lavorato duramente, lo so, però devo vendere la tua macchina. Ok, andiamo da quello che compra le macchine. Signore, mi scusi. Ehi, hai una macchina da vendere? Sì, questa. Sì, guarda, è bellissima. È una Toyota Yota. Che tipo di macchina? Una Lambo? Ah, giustamente, io penso che sia una Lamborghini. Oh, io conosco le Lamborghini. Sono brutte, ma come sono brutte? Mi deve dare solo 200 euro per una Lamborghini?
Perfetto, io prenderò lo stesso la macchina. Va bene. Oh, ma se l'ho rubata quella macchina. Ah, mi ha dato solo 1000 euro per una Lamborghini. Tu sei un ladro. Ok, ora penso che basti, no? Cioè, GTA 6 non può costare più di 1000 euro. 236 euro. Wow, sono molti soldi. Ma erano 1000. Quindi puoi per favore prendermi il gioco per me? Dai, fratelli. No, io ne voglio di più. Sento odore di truffa. Sento odore di truffa veramente qua. Cosa devo fare? Forse io posso riempire la piscina con i soldi. Monopoli! Monopoli, va bene. Money pool Y. Prega, come prega? Signor Plutus, re dei soldi. Anzi no, divinità dei soldi. Ma è Loki. Ma signor Loki, mi dica, signor Loki, per favore riempi la mia piscina con cosa? Effettivamente con cosa? Riempi la mia piscina con il vile denarus. Oh, ok. 3, 2, 1. Ora divento straricco. Sì, Mr. Beast. La roba non è normale. No! Hai ragione, adesso siamo quasi più ricchi di Mr. Beast. È il momento di comprare GTA 6, 7, 8, fino a quelli che usciranno in futuro. Parla con mio fratello. Guarda il mio portafoglio e piangi. 946 euro. Wow, è un sacco di soldi, ma io ne voglio di più. Come? Come? Ma che vuol dire ne vuole di più? Allora, forse rubare le persone non è solo l'unico scopo. Forse dovremmo direttamente rapinare un negozio. Eccolo il negozio. Wow, c'è pure un bancomat. Signore, mi dia tutti i soldi che ha. Io questo è una rapina, dammi tutto quello che ha. Oh, noi non abbiamo soldi. Io ho aperto lo shop solo ora. Ok, io volevo solo salvare dei soldi per GTA 6. Ah, tu sai cosa? Io posso... Tu puoi prendere questa mazza da baseball. Veramente, grazie. Ok, prendiamo la mazza da baseball. Il negoziante mi ha appena detto di scassinare i bancomat. Ma sto gioco non è da prendere sul serio. No! Va bene, Pingu, scassiniamo i bancomat. Vai! Dammi tutti... Vai, dammi tutti i soldi che hai, bancomat. No, non ti preoccupare, lo so. Non mi hai fatto niente, però avevo solo bisogno di un sacco di soldi. Ok, fratello, ormai ci sono. Sono ricco come Mr. Beast. Quindi, dai, sai cosa? È il momento di comprarmi GTA 6. 10.465 euro? Più soldi! Amari estremi. Estremi rimedi. Vendo casa. No, no, ragazzi. Sto vendendo mia... No, mamma, scusami. Non vorrei farlo, però devo vendere mia casa. Mia casa è stu casa, però casa è non spiu. Vabbè. Buying house. Signore, senti, perché c'è un blocco davanti? Ehi, vuoi vendere la tua casa? Assolutamente, come fai a sapere? Non è che tu vendi case così. Io penso che la tua casa sia quella dietro di te, giusto? Sì. Molto bella, vero? Sono 340 metri quadrati. Bene, ti darò 100.000 per essa. Wow, è un sacco di soldi. Effettivamente 100.000 potrebbe essere il prezzo di una casa. Bene, inizierò a spostare la tua casa. Che vuol dire spostare? Ma che è un magnete? Ma che... Oh, ma è un magnete! No, mamma! Ora sono, ragazzi, sono troppo ricco, basta. Mi dispiace mamma per aver venduto casa, non è rimasto più nulla qua. Fratello, guarda ora. 910.000, bene, ma non è ancora abbastanza. Ho bisogno di più soldi.
Ok, sono impazzito. Basta, sono impazzito. Vendi la terra agli alieni. Parlo con gli alieni. Oh no. Allora, facciamolo. Ma che è successo? Ecco arrivati gli alieni. Ehi, volete il mio piccolo pianeta puzzolente? Ciao alieni, questa è la Terra. Ok. Come, ok? Per un trilione di dollari? Sì, sicuramente. Il vostro pianeta veramente puzza. Che meraviglia. Suona bene. Non facciamo ormai. Questo è abbastanza. Ora vado a comprare il gioco per te. Finalmente. Grazie. Ragazzi, sono riuscito a ricevere il GTA 6. Ma a quale costo? Finale buono. Tu hai GTA 6. Beh, tutto bene quel che finisce bene. Ragazzi, io direi che il video di oggi lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollice in su. Qua il vostro Lorenzista è tutto. E noi ci rivediamo nel prossimo video. E ciao!